Ogni essere vivente
piano di giudizio pulito, in un posto che non ci trae, insomma, il termine di giudizio che viene dato da però, la morte di Prodovini, la morte di Prodovini si era cercata, secondo me, però, in qualche modo una morte molto tra virgolette giusta. Ecco, questo tipo di atteggiamento secondo me si rompe, si rompe definitivamente intorno al 92. Un anno cruciale, la storia dell'Italia, l'anno dell'Argentopolo, l'anno di un'Italia che inizia bene o male quel processo che Pasolini chiedeva esattamente in questi suoi ultimi scritti del 75. Processo a una classe politica, non tanto per corruzione, scandali che purtroppo hanno spesso contraddistinto la classe politica italiana, solo, ma proprio per l'incapacità di questa classe politica di leggere. Pasolini vede un'Italia che si trasforma, un'Italia che sta andando verso quello che lui chiamerà decisamente una mutazione della forza. E naturalmente è una mutazione psicologica che non piace. Episodio della morte di Pasolini dentro a una situazione tutto sommato
rimane anche la figura autentica della donna, rimane la sua vita, rimane il suo pensiero, rimane la sua responsabilità rispetto a quello che scrive, che propone, che nei suoi film, nelle sue opere, nelle sue vite. E questo modello, secondo me, è stato di fatto un modello estremamente importante anche per la cultura degli anni 2000. Vi ricordo che forse il più grande successo letterario degli anni 2000, Gomorra, sappiamo, ha delle pagine dedicate a Pasolini. E ha delle pagine dedicate a questo partito, Pasolini del Civico Corsaro. E lo riprende naturalmente. Che è diventato in qualche modo un emblema della volontà di Pasolini di capire e inverare la realtà. Prima di concludere, ripeto, non voglio fare dentro gli altri, vi ricordo che proprio in questa sede, non molto tempo fa, è venuto da Smarelli, e anche da Smarelli ci ha parlato di un suo Pasolini, della festa grande. Pasolini che mi ritorna un sogno. Pasolini che mi ritorna un sogno e che vorrebbe fare di nuovo mettersi a fare cinema. E naturalmente gli altri tutti dicono, no, non puoi farlo, hanno un po' paura di guardare che sei morto. È vero, sono morto, sono solo un po' di margherita. E questo è un'immagine bellissima della patente di Pasolini. Pasolini è solo un po' di margherita, con quella morte che lui ha fatto. Ha la sua potenza, la sua forza, la sua capacità di arrivare nel cuore, ma è completamente diverso. Cito, e veramente concludo, solo un ultimo libro che consiglio di leggere, qualcosa di scritto, Emanuele Re, e mi spiega che un libro non propriamente su Pasolini, ma sì, Pasolini di fatto ha legge continuamente. È un libro sull'esperienza di Preti al fondo Pasolini, che era gestito dalla Frice, che voi sapete che era in questo momento, mi sfugge il nome, quindi non mi smetto. E questa esperienza è particolarmente forte perché è un dialogo fatto continuo con questo fantasma di Pasolini e con un libro di Pasolini, che è però l'ultimo libro di conclusione di Pasolini, l'ultimo romanzo, che è sicuramente nato di quei testi che la letteratura italiana, la critica italiana, tanto tempo fanno finta di non vedere, e poi per fortuna oggi sta ritornando come uno forse dei più grandi romanzi italiani. Tuto postiologii definoval celé jasně, jako deset rozpisy pragmatizmu.
tradice jiné životě Karla Artura. Věrnou pozorně v českém prostředí sice není úplně neznámý, ale začal se českému publiku představil pouze jako vynikající filmový režisér a spisovatel románu Věsilý život, Drago Šlazové, pásnické sbírky Jáša Rota, autobiografické prozy Nečisté skutky a v poslední době všechno autor a jednodobrý pesky knížce Co řídí z dole. Z literárního hlediska jsme tedy byli seznámeni především s počátečním fázem autora Kroky. Pasolinovo dílo, jak už bylo řečeno, nicméně zahrnuje další romány, literárně nevné esvě, například poezii, scénáře, krátkové práce na povídkové filmy, divadelní hry, překlady a cíli dosté nové z různých období tvůrčí činnosti. Walter Sicky spočítal, že autor během 30 let své tvůrčí činnosti napsal více než 20 000 strán textů, pokud nepočítáme scénáře a přepisy. Tedy, jestliže se odvážíme říci, že běžný český divák zná většinu Pasolinova filmů, pokud se toto odvážíme říci, nemůžeme bohužel nic podobného tvrdit o ostatních oblastech autorovy tvorby. Za tohoto stavu si můžeme velmi dobře představit běžného českého občana, který po přečtení Zvěsilého života a Darmu Šoku prohlásí, že Pasolin je vlastně autorem Šmatrunkových románů neorealistických se jde podívat na nějaký Pasolinův film do kina, tak potom nějaká mama mohla řekne pouze neorealismus. Dravce a Vrabce, Nepochopný, Trilogie života, filmy z této trilogie se nebudou zdát příliš explicitně a samozřejmě pravdické a na Salo se nedodívá. A s křikem, co to je propad za hrůzu a pustí pronikací stát. Pokud ještě zjistí, že Pasolin je ten homosexuál, který je to zahrachně, uměrně se zahrachně. Sice to jsme kvalitní řemeslnou práce režiséra, ale v dalším případě se ještě někdy možná půjde podívat na nějaké obrovky filmu. V tom horším ho Pasolin přestane zajímat úplně. V tom ještě horším ho začne rádi. Pro minulý večer sice Pasolin byl, a teď cituji jeden druhý nekrolog z českého tisku, pokrokový umělec bojující proti kapitalistické společnosti, proti svobodě a násilí, jehož pobytí se nakonec stalo, a také autorem jehož cykly, umělecký vývoj byl určen s tou lanskou prostým lidem a soucitem s takzvanými vyvinenci společnosti. Ovšem, tento režim neopomněl na tomu zvonu radšeho v Pasolinovém díle, se, cituji, projevuje jistá osobnost autora světového názoru, v němž je marxistický základ poznamenán tedy křesťanství a freudismu. Konec citace. O Pasolinově homosexualitě se zaměřil na režim samozřejmě nepomůžel a jeho dílo vydává především uvolnění 60. let. Nicméně ani po samotné revoluci česká společnost po 40 letech decimace latinčáctví a pseudolatinčáctví nebyla připravena na Pasolinovu ideu. Dovolte mi ocitovat Karla Pacha z recenze s Chlapkou na Levaku. Ve zpětné pohledu je to všechno tak pochopitelné a tak tragické. Samozřejmě po 7 letech nacistické okupace nás zapalila nekolik všemu tragickému od fašistů až po lidovce. Doplatili jsme na to pohledu. Samozřejmě po 20 letech okupace a modernizace nás zapalila stejná nekolik všemu lidovce. Od nejtvrdšího skladismu až po masakru sociální demokracie. I na to jsme nedoplatili. Tato nedůvěra české společnosti vůči čemukoliv, co přichází z hlavy, kterou vás na delegacích opisuje jako převládající ideologii pravičnosti, pořád bohužel nic nesmysl přetrvává. I když těmto velmi
Dopo io abito nella bassa Italia, sono svizzero, di nazionalità, vi leggo questo, tratterò il tema, che sembra un po' strano, Pasolini alla Svizzera. Nel primo momento parlerò della Svizzera italiana, nel secondo momento del mio intervento parlerò della Svizzera francese. Questo mi crea la quattro parte, la Svizzera tedesca, la francese, la romancia, e già tra un momento
per se stessa e per gli altri. Ma non così, senza questa farsa, magari
ed è stato sul leone del Pietro di Tarso. Non c'è nessuno di 50 anni che va di leone di Tarso. Deve essere il leone che non sia per il lavoro. Alla sera, dopo aver sviluppato senza sosta, non vanno più a fare la chiacchierata sulla strada, restano sempre sfruttati nelle loro case. Ma questo però andava bene per noi italiani, che così eravamo meno osservati quando andavamo a passeggio quelle delle loro. Nessun
které ústně působí velmi pěkně, posluchači vděčí, ale to nelze. Je-li tedy